Meglio. Che è meglio? Io sto parlando solo, che il microfono si scollega. Ma perché sei vestito da donna? Sono in Io? incognito. Ah. Ma come si cambia il costume? Devi andare vicino al computer. Vicino al computer. Ah, questo computer, infatti non capivo. Ah, ma sei tu guardia. No. Allora. Adesso lo sbirro. Magari un'altra sera. Vai, vai, Diego, tranquillo. Ma tipo vuole iniziare una batterina a casa mia, un'altra sera. Diego, non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Ale, la Allora, smetti di entrare nel mio personaggio, per favore. ecco qua. Ma tutto bordello, tutto codice. Diego, sì, sto dicendo a 3/4 ore. Mamma mia, che si imbastardisce. Ma perché vibra tutto? Anche a voi vibra tutto. Beh, sta volando l'astronave. Capito? Che cazzo di astronave è che dall'interno si muove così? Ma quindi mo quando starta ci dobbiamo mutare tutti. Sì. Oh, fammi fare una prova. Sentite ora? Ok, Sì, ti ora mi sento. sentite. Ora invece mi Perfetto. sentite? Diego, ricordati Ah. che quando siamo in gioco ti Rolls, devi hai i baffi mutare. brutti. Se Ciao, muori, Niccolino! devi rimanere mutato. Ok. Ho insultato Rolls e non ha risposto, quindi non mi ha sentito. Ok. Non ti ho risposto perché sei un Perché? signore. Perché, Diego, perché si può parlare solo quando siamo tutti quanti insieme in una schermata che dopo ti farò vedere. La riunione. Intanto lo vedi nella riunione. Praticamente escono tutti i nomi dei giocatori in una casella e allora lì puoi parlare. Altrimenti in gioco non puoi parlare e neanche se, e se sei morto in riunione non te devi smutare. No, Ma non ho morto, capito, ma... quando sei morto non parlare. Se ti spetti, se ti scordi di mutarti, so cazzi tua. Nel senso, mentre sei l'assassino. Come si suol Esatto. dire. Io non te lo dico. Ma io sono l'unica che ha un costume simpatico. Cioè, questo, cioè, avete tutti lo stesso cappello, tranne Peppe che è vestito da donna. Io sono il poliziotto, non posso mai essere l'assassino. Ehi, già c'è qua una guardia. Ma è partita privata? Ma io sono quello più bello. Sì. Devo cambiare il cappello, me l'hanno copiato in troppi. Vediamo che sta bene alle guardie. Il cappello della polizia. Questo! Attenzione. Oh, il cazzacorno! Il No, mi cazzacorno! dissocio. No, ma io mi associo. È una partita pubblica o è una partita privata? Privata, Partita privata. 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 Entrato. Sotto c'è scritto inserisci codice, qualcosa del genere. Dovremmo coprirlo se non volete altre persone, se no si lascia così e chi si unisce si unisce. Però se non lo sentiamo è un Capito? problema. Messaggio, Però... ragazzi. Se non è Guardi stato è Minnes. l'impostore, sono d'accordo. Ma chi è Minnes? Sasi? Penso di sì. Chi è qua dal calcio? Butti fuori? Ah no, dai un calcio in Ma culo. che c'è un limite di Ah no, è persone? segnala. No, Diego, siamo il limite è 6 e noi siamo in 5, stiamo aspettando che entri tu. Non è stato possibile trovare la partita che stai cercando. Ma hai scritto bene il codice, Diego? Sono te lo capo, quelle sono sei lettere. KGJZBF. K G. G. G, No, non no, no. B. Allora, Kilo, Genova, Jordan, Giorgio. Zorro, Bologna, Firenze. Ok. Ripeto, Kilo, Giorgio, Ha cambiato. Jennifer, Giorgio, Jennifer, Zorro. Zorro, Giorgio, Baldracca, Firenze. Firenze. E non zero come aveva detto qualcuno. La Z di zero, cioè, cazzo Capito, volete? mi dici zero? This room was mother free chat of quick chat respecting this chat only. Io non lo sento comunque. Cioè, non lo capisco. A chi non senti? Ah, c'è qualcosa che non va nell'account. Ma alzagli il volume dalla chat, scusami, lo puoi fare.
No, poi ce lo sento a cannone voi. Ah, no, è vero, posso no, alza il suo, lo sento male. Diego, entra, cioè, da qualche parte dovrebbe esserci, entra come ospite. Sì. Solo che dopo che ho messo il codice diceva che la mia chat non vocale non va bene, non ho capito dove si impostano queste cose. Diego è l'impostore, perché non entra? Già, andate a giocare, raga, non riesco a entrare, che devo dire. No, vai, Diego. Dai. Tanto la chat vocale di gioco non serve, quindi puoi mettere pure che non la devi impostare. Non mi fa fa, bro. Che ti dice della chat vocale, scusa? Mi dice che la chat vocale è quick chat only. Io non lo so come cazzo. Ecco qua. Perché sei usato Discord? Online. Può essere che magari è un problema del che lui ci sta giocando dal telefono. Online. No, io penso sia dato il fatto che sta usando Discord sul dispositivo e gli rileva che è già occupata la chat vocale. Allora, Simone, mo rimetto un attimo il codice e poi lo stacco qua. Prova. Allora, Kappa. Giorgio. Jennifer. Jennifer. Zavorra. Jennifer. Bambino. Fuoco. Okay. Forse secondo me la geografia c'aveva zero. Eccola. Perché di solito si dicono le città? Che non puoi sbagliare. Dico quello che mi pare. È entrato? 5 di 6, ancora no. No, ancora non niente. Che ti dice dopo che ha messo il codice, Dia? Diego non è più in grado di combattere. Diego? Diego ha piazzato Diego ha piazzato la bomba, raga. Diego? Mi importa che stai giocando a Splitgate. Cazzo. Grazie. Io già sono nascosto. Aspetta, che mi nascondo io. Sì. Fairfox, dove stai andando? Non vedo nessuno, dove siete, amici? Ma non ci si può abbassare? Il server è andato. Vabbè. No. Ma dopo che metti il codice, di che ti dice? Perché non mi fa niente? Rifate la stanza? L'ho rifatta la stanza. Ecco, Savona, Ypsilon, Zorro, Genova, Zorro, Firenze. Diego, sei ancora con noi? Diego? Ce la faremo. Diego. Ma perché non l'ha scaricato sul PC, porca vacca? Il PC non è che lui, se non sbaglio. C'ha? Il Mac, ma sa. Il Merdek. Stasera hanno fatto il keynote. Cioè, in realtà probabilmente lo stanno facendo ancora. Lo scaricano al volo solo. Certo, startane una. Ma tanto sì, che dai. Diego risolve il problema. Mutatevi. Mi sentite? Vamos, Giallo, vamos! Come va, Giallo, tutto bene?
Quanto fanno queste task? Qui se nessuno uccide nessuno. Moscia così. Avrei segnalato. Allora, io ho le prove che Simone è l'impostore. Quali sono le prove? No, che io ho visto che lui lo uccideva e se ne andava. Ma chi? Ma dov'era? Ma chi è Minnes? Era vicino... E te devi mutare, sì, perché tu sei morto. Okay. Tutto a destra, hai visto? Tu dove eri, Ale? Tutto a destra. Tutto a destra dove? Dove hai trovato il cadavere? Dove c'era il generatore. Non è vero. Dove hai trovato il cadavere? Tutto a destra. Avete visto... aspetta. Dove? Sei sicuro che ero io? Weapons. Scudi, navigation. Aspetta. Allora, sopra communication. Sopra communication. Ma come si vede la mappa? Infatti a me non me la fa vedere. Quindi su, la dovete scaricare sul telefono, ragazzi. Ah, ok. Sopra communication, dove? Ale, tu dove admin? Eri? Io non mi hai visto, Marti. No, volevo sapere da te dove eri. Ho fatto da in alto a sinistra. E sono andato giù, poi sono andato... Così click TV, ciao bello, mio, come stai, tutto bene? In alto a sinistra stavo. Io stavo in basso a destra e ti ho visto passare in basso a destra. A me? Infatti io poi sono andato a destra, ho visto guardia che se ne andava e lasciavo il corpo. Guardia è stupendo comunque. Io stavo in alto a sinistra, infatti mai visto. Beppe, che dici? Io non lo so, stavo tutto il tempo su destra, ho riattivato la luce che qualcuno l'ha sabotata. Il fatto che mi sconcerta è che Rolls non abbia mai giocato ed è stata sabotata una luce. Quindi ha cliccato a caso. Che okay. Comunque non lo so, è per ora schippo. Sì. Sì. Gula, come stai andando a scatti? Sto andando a scatti cosa? Devi votare qualcuno oppure. Salti. Che vuol dire sto andando a scatti? A voce? Stavo andando a scatti per un attimo. Dobbiamo. Mutati tutti. Inizia a usare TeamSpeak. Chi sarà secondo voi? Non lo so, io non l'ho visto nessuno, è quello il problema. Io ho l'ultima task da fare. Potrebbe essere anche Marti, sapete? Me vedi sempre a me, ma mi sei attaccato al culo. No, io stavo giù, poi sono andato. Rolls. Non usci più da elettrico, ti ho visto ventare. Mi dispiace, Simo. Qualcuno che può spostare Shada qui nella lobby? Oh, è arrivato. Ma io da mo che sto qui nella lobby. Eri l'impostore, brutto stronzo. Maledetto!
Era l'impostore. Aspetta che la sposto io. Aspetta che rifacciamo la stanza. Matti, vuoi giocare? La stanza la devi rifare. Basta fai gioco ancora, sei sempre nella stanza. Oh, scusami, troppo tardi. Ho rifatto la stanza. Siete ancora nella stanza? Dai, l'ho giunta, Marco. Marti. SYZGZF. SYZGZF. Genova, Z, Firenze. Se aggiungete i posti. Ah già, vanno aggiunti i posti. Quanti siamo ora? Allora devo farla comunque. Adesso siamo in 7 con Marco, Diego. E allora rifalla, vai. Matti, entra nel canale Discord. Silenzio a me. Già, silenzio. E Sasi è ancora mutato. Sasi, ti puoi smutare. Quanti siamo, ragazzi? Siamo in 7. Allora, ragazzi, in chat, che ci raccontate di bello? Diteci un pochettino. Non mi fate parlare solo con loro. Vi piace Among Us? L'avete mai visto? Sicuramente l'avete visto. Mai giocato più che altro? Senza pietà. Vabbè, dai, qual è il... Ragazzi, codice. Como, Z, Torino, Hotel, Otranto, Firenze. Io sono rimasto a Z. Ma che non sono due. Como, Z. C, Z, Torino, Hotel, Otranto, Firenze. Ci sono due ragazzi in live che vogliono entrare, li invito. Anabana! Ecco Marco. Fagli entrare, fagli entrare, Anabana, più siamo meglio. Identificati. Ah, Anabana sei tu! Sì! A posto. Siamo in 7. Ma vedi che carini, hanno messo cose nuove. Ma c'è un solo impostore però. Mettine due ora. Come faccio a modificare da qui, scusami? Al computerino dovresti modificarle te se sei il caposquadra. Allora, partita. Numero di impostori 2. Ma non permettere un po' la velocità un pochettino più aumentata? La velocità di movimento? Uh-huh. 1.5. Ora così va bene, sì. Un po' più veloce. Vabbè ragazzi, giochiamo. Allora, dove cambia outfit? Ah ok, perfetto. Togli le visual task. 1, 2, 3, stai là. Non so cosa siano. Sono tutti fermi. 1, 2, 3, stai là. Allora, le visual task. È uscito. Dove sta scritto? 1, 2, 3, stella. 1, 2, 3, arrivo su Discord. Ok, allora, prima di tutto presentati. Così almeno... Chi sei? Assolutamente. Goku non lo sai. Però. Presto Lasco, mi dissocio, stavo per dire una cosa bannabile. No. Non sapevo dove andare a fare finta di fare le tasche, perché non ci ho mai giocato. Quindi non lo sapevo so, quello, dove... quello è il mio stesso fortissimo problema. Cioè le fake task, si vedono. Ah, a parte sì, l'ha levata. No, infatti no, a proposito, io sono qui che mi guarda il monitor. Mettetevi cazzi vostri, ragazzi. E quella è tutta a fiducia. Esatto. Allora, allora va male la cosa. Comunque ti sento doppio, Marco. Ah, perché giustamente ti sento più da te che... Scusa, lei non sa dove le ha portatile, falla spostano. Muto Asciada e parlo solo io. E se deve parlare, parla da qua. Ah, pure. Savitar. Sotto il sole, sotto il sole. Diriccione, diriccione. Benvenuto. Grazie mille. Breve presentazione, nome, cognome, codice fiscale, carta di credito, PIN. Ok. Chi è entrato? No, no, ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Ciao, buonasera. Ciao, hai visto che stile? Guarda qua, roba seria. Principalmente carta di credito, per favore. Ho visto. Ragazzi, tanti auguri a Gianluca che fa 30 anni oggi. Esatto. Facciamo gli auguri tutti quanti a Gianluca. Tanti auguri Vecchio a te. Di merda. No. Mi dissocio. No. Dai, siamo in 8. Qualcun altro vuole entrare? Io con telefono. Ciao a Vix. Quanto sei bello con quella cacchina in testa. È vero. Vabbè, ragazzi, io la sta congestata. Allora, salta prima che crasha. Buonasera, sono l'ispettore Zenigata. Oggi scoprirò chi ha ucciso... Ah, le tese ne guardi a fame tutti comunque. Tutti muti, signori, vai, tutti mutatevi. Muti. Vai, mutiamoci. Muti, strozzi!
Allora, un attimo una cosa. Fate parlare prima chi ha trovato il cadavere. Io ho trovato il cadavere. Ok, perfetto. E ho visto qualcuno salire dal cadavere praticamente. Però adesso non ricordo chi cazzo era. Ma dove l'hai trovato il cadavere? Allora, tutto a destra, il corridoio che scende verso il basso. Non so dirvi. Tutto, quindi weapons verso shield? Non ne ho la più pallida idea. A destra c'è un corridoio che scende giù. Ok, era in quel corridoio e io ho incrociato qualcuno che saliva dallo stesso corridoio. Deve essere per forza passato sul cadavere. Il problema è che adesso non mi ricordo il costume. Allora. Se era grigio, cioè quello di Savitar, o era grigio? Io lì non ci sono passato. Io ho fatto all'inizio, sono andato a fare la tessera e poi stavo facendo la tessera. Hanno chiamato il reattore e stavo passando da giù. Esatto, io da caffetteria verso il reattore. Qualcuno ha visto Savitar? Non credo. Io se non mi sei muto al microfono, stavo nella stanza quella dove si spara le rocce. Che qua hai visto qualcuno? Io non mi vorrei sbagliare, ma ho visto salire da sotto e poi gira verso sinistra, verso la mensa, Savitar. Ma no, non ero io, è impossibile. Non sono era tutto adesso. Grigio, fra. Non so sicuro al 100%, però. E magari l'altro grigio. Vabbè, se volete buttatemi fuori, però. O fate tutto l'altro con me. Io salto, raga, non ho visto niente. No, vabbè, io non so sicuro perché davvero, teniamo d'occhio Savitar e sì, sì. Esatto. Sarò la prossima a morire, ragazzi. Se muoio io e Savitar. Ma perché? Adesso lo uccido, ti uccido, mi metteranno pure a me. Che infame. Che succede? Allora, nessuno è morto, però no. Io ero con Rolls e mi sembrava facesse fake task, perché c'era una task che non si... No, in realtà stavo a cercare di capire come funzionavano quei cosi della corrente, perché ho aperto e c'era uno con le levette rosse. Aspetta, un attimo, ragazzi, chi è Rolls in game? Guardia. Ragazzi, avete ragione, chiamiamoli... Ah, ok. Ho aperto il primo e ci stavano quelle cose con le levette rosse, non so che cazzo ci dovevo fare. E so di la verità perché non potevo saperlo, perché la partita prima ero l'impostore e non potevo aprirlo. È la prima volta che lo apro. Allora, io ho visto di nuovo Sasi fermo al centro della stanza. No, ora ti spiego il perché, ora. Vai. E Sasi chi è? Sono rimasto. Hai ragione, Min. Ok. Non so perché c'è questo nome, ma me l'ha messo da solo. Comunque, tranquillo. Io sono stato nella stanza delle telecamere e ho visto Savitar e Avix che più di una volta sono stati fermi in un punto. E tra l'altro, dove c'era Savitar, c'era pure Martina. Fermo in un punto a caso. Le telecamere, stavo guardando le telecamere e non sto dicendo una cazzata. Io ero nelle telecamere, comunque. Io ho fatto due task, che c'era anche Starnuto. Ragazzi, io sono stato nelle telecamere fino a prima che qualcuno chiamasse la stanza. Ragazzi, vi ricordo che ci sono due impostori in questa partita. Quello quindi è fatto. O ci muoviamo a fare le task. Ci sono, quindi, allora, o sono Savitar e Minest. Ma a me mi è sembrato un po' quante Peppox nell'uccidermi. Savitar e Avix, comunque. Lo so, io non ti ho ucciso, io avevo due task, una te l'ho fatta davanti e l'altra tu eri davanti alla task e non l'hai completata. Anche io ho fatto una task con Arcamado. Sì, cioè, credo che lei abbia fatto la mia stessa.
Ma non l'hai fatta davanti a me la tasca? Vicino a me, no. io sono arrivato. No, no, vicino a lei, esatto. Vedremo. No, 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 vicino a lei, perché credo che ho fatto da un loro. Oh, raga, dai, che questi ci fanno il culo. Io non mi muto. Mo, mutati. Eh no, perché sennò mi si stacca il microfono. Ho capito, devi andare in due tasti. Ah. Allora, allora ragazzoli, io ho visto una persona salire poco dopo che è scattato l'allarme. Mi fate parlare prima a me che vi ho chiamato. Vai, scusi. Allora, io sono sicuro all'88%, anche 90%, che Savitar è un impostore. Vi spiego perché. Allora, stava scadendo l'ossigeno, è passato lì da me, mi ha visto passare, si è fermato, mi ha seguito, ha visto che andavo verso l'ossigeno e se n'è andato prima di seguirmi. Secondo me Savitar è un impostore. Allora, l'ho visto entrare. Non per quello. Tu eri sopra di me. Sei passato di sotto. C'era anche Martina con noi. Esatto. Per me è Savitar. Ma... Allora, ma va bene, cioè votatemi se volete, solo che non ho capito il perché, cioè tu stai già facendo ossigeno, quindi ho detto ok, poi lo fa lui. No, tu sei passato da sopra verso ossigeno, ci potevi passare prima di me. Da sopra verso ossigeno? No, stava andando la rosa, sotto già stava andando la rosa, e quindi ho visto che la rosa andava giù, io sono andato su, fine. Ti sei fermato e mi hai riseguito. Dove si fa la tasca che si riattiva, ho visto salire Martina. Sì, Martina era con me. Anche a me. Io ho visto, cioè io sono entrata in una stanza, ho fatto una task, quella a destra, ma non mi ricordo il nome. Comunque sono uscita e lui è passato. Io ho pensato a dovessi andare a fare la task, invece poi mi sono fermata per aspettarlo e lui è tornato indietro e mi ha inseguito per un periodo. Era perché dovevo andare a fare la task in shield. Quindi ho fatto segno di scendere, sono andato a fare la task in shield. Ma non sei smutato, Sasi, ti devi smutare. Ah no, cioè, va bene. Non... Marco, tu te devi mutare. Mi autovoto, cosa devo fare? Voto Savitar, vedo fiducia, ma se non è lui l'impostore, sono Martina e Peppo. Io vi ho fatto la tasca degli ossigeno, quindi posso essere. Sì, perché io sono proprio tranquilla. Vabbè, io ve l'ho tracciata questo, un po' da Savitar. Chi manca? Vediamo un po'. Manca Shada? Sì. Ah, è vero, ecco perché si è mutato Marco. Se vi fidate di me, sì, secondo me è lui. Atteggiamento un po' anche, troppo anche strano. Schifare, se non sì. Sinceramente. Vabbè, cosa... Ah, ok, sono morto così. Sì. Hai visto? Io vi dico solo che non ho fatto una kill, non ho fatto niente, non ho sabotato mai nulla, volevo fare solo il kill. Sono stato preso fuori, cioè come?
Bella Sasi. Allora, bella per Sasi. Di chi è Ti sento bassissima, Sha. A malapena proprio, aspetta. Aspetta, tanti? Ok. Sentire bene? Sì. Ok, dicevo. Ho trovato il corpicino della Celestina, cioè penso sia Martina. Martina. Ok. E sopra ossigeno, veramente weapons, pare si chiama. Ok. E io stavo a fare la task quella in ossigeno del, insomma, dell'emergenza, sono andata su e ho trovato il corpo. Ci stava il rosa che stava a salire su e il blu che praticamente non è andato a fare la task. No, e io arrivavo da medical. Stavo andando a fare quella sotto l'ossigeno, poi mi sono allora, fatto quella sopra. O Araban ha fatto la self call o è Mennest, perché per sono stato fermo totalmente nelle telecamere finché l'ossigeno non è sceso. Allora, quando entra, allora io stavo nel posto dove ti fa vedere dove sono i punti di tutti. Sì, nelle telecamere. Esatto. No, non le telecamere che guardi. Ah, sì, ho capito, là. Sì, dove c'è i punti di tutte le posizioni. Ho visto qualcuno che stava in stiva che si è teletrasportato in dove ci sta il reattore e ha ammazzato non so chi, perché poi è sparito un ping e ne è rimasto solo uno, non lo so, io ero e lì. Poi da lì è sparito e è ricomparso in stiva perché ha usato il condotto probabilmente. Quando è scattato l'ossigeno io stavo ai reattori, ho fatto su per andare verso medical e ho trovato Sasi che stava davanti alle telecamere. Sì, perché sono andato a vedere per Pox dove era andato a scomparire. Esatto, su O2 a rimettere l'ossigeno. Ora il problema qual è? Che io ho incrociato qualcuno sotto quando andavo da security, sono passato l'over engine e storage, però non mi ricordo chi è. Allora, le cose sono due. Pepbox non dovrebbe poter essere perché ha fatto la tasca quando hai riattivato l'ossigeno. Però se non sbaglio lo può attivare. Ragazzi, votate 7 secondi, io vado per Minnest. Facciamo. Io vado per il verde, non lo so. Avete appena perso. Cazzo. No. Io lo so chi è l'impostore. Allora è Minnest, per forza. No, sei tu, Abana, perché ti ho visto. Tu sei andata nel... Ecco. Sì, vi ricordo che anche fantasmi possono finire le tasche, eh? Solo questo vi dico. Posso fare un cazzo. Ok. Sicura al 1000 per 1000 che è Anabana. No, per me è Sasi. No, è Anabana. No, Simo, no, Simo, no, fidati di Sasi. Silenzio, silenzio. Un attimo solo, perché ho visto Anabana, Anabana, andando dove ci sono. Aspetta, uno per volta, allora, parla prima Sasi che ha chiamato, che ha fatto la call. Allora, io ho visto Anabana andare dove ci sono i cannoni e ho visto dalle telecamere quando usciva, lei non è uscita, sono andato là e non c'era nessuno, per me Anabana. Ma quando? Prima che ci fosse la chiamata precedente, quando mi ha visto uscire. Tu sai che vuoi dire la tua discolpa? Che devo dire a me discolpa? Che io sono venuto a fare il reattore con te e lui stava fermo lì. Poi prima è stato pure, come si dice, incolpato, quindi cioè io punterei su di lui, poi se... Però prima Pepox l'ha chiamata, Sasi. Per me potete incolparmi, ma vedete che la perdete. Ardua decisione. Ardua decisione, perché qua Pepox prima ha chiamato a Sasi. E probabilmente poteva aver ragione, abbiamo sbagliato a non votarlo. No, Simo... Simo, vuoi votarmi? Votatemi, ma vedi che la perdi. Chi era l'altro assassino? Savitar. Savitar. Non mi ricordo, Avix o Savitar, uno di loro. Savitar, Savitar. Simo, fidati di Sasi. Ma tu non parla, sei morta. Ma come, ma mi è... Ma no, ma come sono... Ero smutata, com'è possibile? Sorry. Colpa mia. Vai, si mette la scelta, o me o lei. Funziona. Chi sarà mai? Cioè,
così me l'ha chiamata Martina praticamente, mi ha detto colpa mia ragazzi, colpa mia. Ragazzi, scusate, vabbè, però tu avresti votato l'altro, avresti votato il verde, ammetti. Sì, è vero, però allora se sei uomo vota il verde, perché avrei votato Sasi. Che stronzo. Adesso potete spiegarmi com'è possibile che sono morto io? Cioè, allora, partita incredibile, lei ha fatto una partita incredibile. Ha fatto il self call della Madonna, Nabana. Sì, raga, ma come avete fatto a buttare fuori me? Comunque non ho capito perché mi ha smutato da Discord, cioè io non ho fatto niente, cioè nel senso non ho... Ho guardato il secondo schermo, non eri proprio mutata. Ma come non ero mutata? Se sto parlando da... Tutto il round che abbiamo fatto non eri mutata, Martina. E cazzo, non me lo potevate dire prima, porco due, cioè... che crisi. Non parlare, quindi... Ho capito, bastava mettervi un attimo. Oh, Marti, sei smutata. Comunque, sono deluso, Simo. Sono deluso. Colpa mia, raga, perdonatemi. No, ma io non ho ancora capito come sono stato buttato fuori, a quello il punto. Sono proprio curioso. Tu chi eri? Savitar. Io dico che ero l'impostore, ma non ho fatto... Cioè, ho detto sempre la verità. Perché? Sono mai andato, mai per tuo bot, non ho fatto nulla. Perché non hai fatto lo 2, hai seguito troppo. Ci sentiamo dopo. Allora, io vita, per favore, se sono smutata adesso. Allora, adesso sei smutata. Grazie. Allora, facciamo parlare Shada, poi c'è una piccola question. Ho trovato il corpo in telecamere. E c'era il... Oddio, chi era? Che c'ha l'animaletto? Che stava a fare il download. Ale. Ok. Lui che stava a fare il download e un altro che usciva da telecamere, ma non ho visto chi era. Allora, io sono Savitar e penso di poter clearare il guardia. Il nero. Di poter? Clearare, no, cioè vabbè, di dire che guardia è safe. No, sì, stavamo insieme. Navigation e qualche sembrava che si fa fake, quindi... No, più che altro che sono arrivato stava facendo una task... Quella in basso al reattore di sinistra, quella nell'angolino, che qual è il senso di andare a fakearla, capito? Cioè sono arrivato che non c'è nessuno. Allora, ti dico la verità, io non conosco le tasche, quindi giro a caso per la mappa alla ricerca. Sono andato lì al reattore e era già fatta, perché non me l'ha fatta fare. No, reattore, vabbè, niente, tranquillo. Io ho fatto la tasca, ho fatto quella degli asteroidi, ho fatto quella dell'ossigeno. Ma la tasca dell'ossigeno? Devi sbuttare le foglie. Se no, quella che devi mettere il codice. Quando c'è il manca l'ossigeno, la può fare più di un giocatore? Sì. O basta che la fa uno? No, basta che la fa uno, però se sei lì lo posso cliccare. Perché, è un codice a 5 cifre, a 5 numeri, molto semplice. Perché quando sono arrivato lì c'era già Martina a farla, io ho fatto in tempo ad entrare e completarla al posto suo?
Perché se sbagli una cifra, magari anche l'ultima, lo devi rifare da capo. Ah, il coso del coso tipo calcolatrice. Sì, ci ho messo un po' a farla. Ma l'impostore comunque può fare fake. No, l'impostore può risolverlo comunque. Cioè, anche l'impostore può risolvere tutte le cose che chiama, reattore, ossigeno. Comunque io ero nella stanza quella dell'elettricità. In tutto io non so chi può da. Ma scusate una domanda, chi è questo qua che parla tutto il tempo? Io, guardia. Guardia. Okay. Non c'entra nulla col gioco. Prima di parlare, dite il nome, almeno così sappiamo chi parla, per chi non si conosce. Vero. Ok. Praxi. Sapevo, no? Allora, minchia, strage. L'ho fatta io. Bravo, guarda. Fammi anche domande se vuoi. Ho fatto una strage, hanno fatto. Allora, non posso dire che Martina chi è? No, Martina, aspettate, chi è delle due? Il Camadò. Allora no, l'altra. Io carica, vieni a giocare, dai. Communication. L'ultima volta. Poi ho fatto tutto il giro dal basso e sono andato venga in alto, io, car. E c'era Ale alle telecamere. Ma che era lì da un po', quindi la trovo difficile che abbia fatto una kill in navigation. Io non ho visto chi mi ha ucciso. Io calcolo, sono passato da mensa, stavo andando in navigation e ho trovato il cadavere e l'ho chiamato. Quindi. Boh, non ho visto. È a pescare? E stai a pescare? Fiume? Mare? Vedete come si fa la task quella lì della comunicazione? Che ho aperto quel cazzo di computer e c'era una rotella. È complicatissimo. In pratica a sinistra c'è delle onde che vanno a una certa frequenza. A destra c'è un altro pannello con delle onde che vanno a frequenza random. Tu devi girare tipo una levetta a destra e a sinistra fino a che non combacia la frequenza. Ma è la più difficile secondo me. Comunque, mare. Allora, di pesci di mare. Ha pescato qualcosa? Guardia è safe da prima. Cioè, anche Camadola aveva clearato, insomma. Ale era a telecamere, quindi... Poi è appena iniziato. Rimangono due, cioè... Sentiamo un po'. Non lo so. Sono curioso, I'm curious about that. Che non ho mai pescato in vita mia, però mi calberebbe farlo. Aspetta, devo accendere sta luce, datemi un secondo. Io l'ho trovato il cadavere. Ok. E io, regà, non ho visto un cazzo. Io neanche, picciotti, cioè, se devo fare sincero non ho visto niente. Ragazzi, domanda, quante tasche vi mancano? Non ti diverti. Che frega, sei con degli amici? Tu si vede? Allora, dal computer mi devo un attimo... Pippo Show 88, grazie mille per la no, sub. Raga, comunque ora va buttato fuori qualcuno. Grandissimo, 11 mesi consecutivi. Così vi vogliamo, carichi, grande. Tra l'altro non ho mai visto le moto con della sub in questo... Siccome è self-call. Canale. Buonasera Pippo, come va, tutto bene? Dai, figa, ma perché il verde ha buttato Ale? Che ci racconti? Pippo Show! Che ci racconti di bello? Che fai questa sera? Che stai facendo? Immagino streami anche te, se hai le emoticon personalizzate. Ragazzi, girate. Aschi, non ce l'ho più. Meavix, prima mi incuriosiva. Tra l'altro mi ha copiato l'outfit, maledetto. Mamma mia, l'impostore neanche sa chiamare. Apex, ottimo. Anche ogni tanto ci gioco su Apex, devo ancora impararlo per bene. Io... sono più per Warzone, allora, anche se in realtà... che se in realtà è una settimana che non gioco e stamattina ero veramente un incapace. Apex mi ispira e devo prendere un pochettino il movement. Ale, vota Apex. Basso, ancora. Fidati.
Io secondo me sì, ha fatto self call prima. Speriamo. Infatti anche secondo me uno era Avix. Forse hanno avuto ragione. Sì. Speriamo. Vediamo un po' se hanno ragione. Era un impostore, allora, infatti. Merda. No, Apex è bellissimo. Il problema principale sta nel fatto che devi imparare bene le meccaniche, le zone e capire un attimino le armi, perché in Apex effettivamente le armi rinculano, non è come Warzone. Parte, vabbè, ma colta, problemi. Non ho mai visto, non so se ci ha mai giocato a Warzone, perché a quel punto lì, se mi dici che Apex ha problemi, sono noccioline in confronto a Warzone. Speriamo sistemi qualcosa. Sì, vabbè, perché, ma infatti anche io ho fatto qualche partita ad Apex, poi sono passato su Warzone. Non mi ci trovo più, perché le sensibilità sono totalmente differenti su Apex. Il movement, la visibilità, come devi sparare, è totalmente differente. Quindi quando poi ritorni su Warzone ti trovi in una situazione di svantaggio. Devi ripigliarci la mano, soprattutto perché su Warzone gioco con una sensibilità bassissima, 3 e 800 dpi. Su Apex, anche se metti uno, la sensibilità è alta proprio di suo. Ok. Beh, consideriamo che Warzone e Apex sono due giochi totalmente differenti. Sì, cioè, sono entrambi Battle Royale, ma Apex non vai per fare la kill, ma molto per il posizionamento. Questo non lo puoi confermare anche te. Infatti è un gioco alle volte anche un pochettino più statico, ma comunque bello su determinate cose, o comunque utilizza determinate abilità dei PG. Warzone è, nel senso, se è statico ti annoi e basta, devi andare a pushare, comunque vai per le kill, anche perché un fight su Warzone può durare anche 3 secondi, su Apex no. Esatto, bravo. No, la cosa che ho notato principalmente su Apex è che i fight non per forza vanno finiti, o magari non per forza sono brevi, nel senso, magari inizi a scontrarti, allontani un attimo, ricarichi un attimo e poi arrivai all'assalto. E non vai proprio per farti il full team. Se ci riesci a fare il full team, bene, ma non vai per il full team. È una cavolata il fatto di Ale che avevamo votato in due, perché l'ho votato solo io. Esatto. È più statico, non nel senso che stai fermo, no, Apex, è più statico nei fight, cioè più difficile che tu trovi subito da fightare. Tu se sei l'impostore sai chi è l'altro impostore. Esatto, infatti tu ne hai infatti, nessuno, a certo devi lasciare perdere, perché magari sei senza scudi, caso, senza abilità, senza munizioni, perché anche lì le munizioni sono cazzi amare a trovarle molte volte. Devi sperare di trovare comunque tutti gli equipaggiamenti adatti per l'arma. Te la trust. No, infatti è quello che devo imparare di Apex, perché alle volte sono troppo impulsivo, nel senso, vedo uno e faccio stile Warzone, che magari penso di fammelo, ma in realtà non è così facile farselo. Ma no, è impossibile. Sì, se ero io. Quindi che la cosa devo imparare Alex. Esatto, se eri Cyberpunk. Se eri te, però avrebbe fatto più ridere, avrebbe fatto decisamente più ridere. Bella, bravi. GG. Sono stato mezza live fino adesso con la cam su di me, perché mi sono dimenticato di spostare. Infatti te lo volevo dire. Me ne sono accorto. Giallo, fagli gli auguri, perché oggi è il suo compleanno, tra l'altro. Giallo è passato prima, ora non lo so se... Probabilmente sta facendo aperitivo. Bella, conoscendolo. Bravo, Savitar. GG. Sì, ma esatto, cioè le mie cose avevano un senso. Prima io non ho capito come sono stato buttato fuori. Però fagli subito gli auguri. Ho visto passare dal cadavere. Perché? Ma io non ci oggi sono. Oggi fa 30 anni. Vicino, cioè, era un altro colore, ma avete visto me, tipo anche all'inizio. Non ero io. Però avete visto tutti me. GG. Allora, è stato appena ucciso. Dove? Martina. Ucciso, vabbè. Era... No, aspetta, prima c'era qualcuno in navigation? No, io e in qual è il navigation? Ecco, chi è che era in telecamera? Ero io, o io ho visto... Hai visto passare qualcuno da navigation? No. Nessuno? Nessuno. C'era qualcuno che era giù a storage? Io stavo in sala comandi. Io ero in infermeria. Nessuno che era storage, nessuno. Io ero sul reattore vicino infermeria. Che ho fatto la tasca. Io quando hai chiamato la call ero su caffetteria, però stavo venendo da Med Bay.
Allora, perché scusa, il cadavere dove l'hai trovato? Il cadavere era dove si fa la tessera. E io, vi giuro, è andato via da lì poco tempo fa. E secondo me hanno fatto kill e botolato. E se quella botola lì va solo in navigation. E magari se quello in telecamera non ha visto nessuno, vuol dire che ha botolato ed è sceso. Perché se fosse salito qualcuno l'avrebbe visto dalle cam. Io e se non, è sceso... non ho incontrato nessuno di voi. Era giù. A far la tessera stavamo io, Avix, Peppot e Savitar, mi sembra. Sì. Ma poi siamo andati ed è rimasta solo lei. Sì, perché siamo usciti tutti quanti da lì. Sì, sì, ci siamo andati via tutti da lì. Io skip. No, raga, non è scamato. Sono tornato a chiamare. Cioè, raga, una kill. Scusatemi, perché ha senso se fossi il killer di riportare un cadavere introvabile con una kill da solo. Cioè, non ha senso. Quindi. Io skippato. Io skippo. Skip. Cioè, siamo in 7. Se buttiamo fuori uno, chiamano il reattore con doppia. Quindi. Però, vabbè, ci ho provato. Ma li faccio di tutti, dai. Trovato? Il corpo stava in telecamera. Allora, io ero a teste, e a teste uno ha fatto la kill e ha botolato in Mad Bay e poi ha chiuso tutte le porte. Però ha chiuso tutte le porte, quindi non sono potuto andare su a vedere chi era. Mi avete chiamato prima. Io appena salito e mi si è chiusa la porta dietro. Io ero in admin, poi sono sceso e sono andato in telecamera a vedere. Io stavo insieme a Ale. Eravate insieme? Per lì dentro. Tu eri insieme a lui da tutto il tempo? No, io l'ho incontrato lì dentro dove si fa la tasca d'ossigeno. Anch'io ho incontrato qualcuno che stava facendo due. Infatti sono andato io perché eravate in due lì vicino. Non se ne che me ne andavo. Sì, ma dopo dico. Te guardi, eri insieme a Dale? L'ho incontrato e basta. L'ho incontrato che stava già lì nella stanza d'ossigeno. Se non ricordo male. Ma poi adesso ricordo se sei entrato e c'era o è arrivato dopo. No, ma adesso lui ha chiamato il cadavere in security e tu hai detto che eri con lui. Allora, la security qual è? Security è quella tutta a sinistra. Ma è quella dove... No. Security è quella dove ci sono le telecamere, Rules. Che cazzo c'era con me dove si fa la tasca dell'ossigeno? Stavo in admin con te io. L'ossigeno eravamo in tre. Due la stavano a fare, io mi sono passato accanto e me ne sono andato perché eravate in due. Mi sono messo al bancone a fare la missione e non mi ricordo se era Ale o Anabana perché il colore era simile. Io sto vedendo. Eri Desha? Sì, Anabana è clear. Secondo me sono Peppox e Avix, però non so. Io stavo vedendo. Io ero in sala comandi, stavo scaricando i dati, quindi non credo proprio. Ragazzi. E vabbè, mi è stata fatta una kill, quindi tu potresti essere l'altro. È molto semplice. Ragazzi. Più che altro può essere stata pure una chiamata tua che ti sei passato poi dalla bot. Quindi chi votiamo? Allora, faccio un ragionamento veloce. Guardia, secondo me non è perché si è preoccupato di fare ossigeno, eccetera, e ha visto anche Anabana. Poi quando sono andato in Electrical c'era Anabana, Ale, e nessuno si è killato. Quindi escluderei anche Anabana perché le ha fatto le task, sono uno Pepox e l'altro è Avix. E Ale è stato full telecamere tutto il tempo. Hai detrasto... Io vado per saltare, ragazzi. Io sul security non ci sono proprio passato. Dai, l'altro Avix. Se è vera pure questa, sei un cazzo di sceriffo.
Sì, ma è troppo facile così. No, vabbè, è troppo facile. Era lui! Va bene. Non è... Ora è sgamato. Devo trovare delle scuse migliori. Allora, il cadavere è morto dove si fa la task della tessera, nel corridoio. Ok, io ero in sala comandi. Cioè, qual, aspetta, qual è la task della tessera? La tessera è in admin. Là in basso a destra. Admin, scusami. Ma tu, due secondi prima di fare la call, tu stavi in electrical. Aspetta, io ho visto dalle telecamere. Ale ha ucciso il... chi è morto? Il grigio. L'ho visto. Allora, io stavo in... io sono entrato in electrical e mi è arrivato subito dietro Marco che poi è riuscito. Ragazzi, è impossibile perché io... Come hai fatto ad andare subito adesso a fare la colla sul cadavere, Marco? E poi sono sceso, ero in, in sala comandi e poi sono sceso. Io perché sono uscito da electrical e sono andato lì. Ho fatto tutto il giro dal reattore perché mi aveva chiuso la porta. Avevo fatto tutto il giro. Non so se fidarmi di Shada che parla per amore a chiamare per salvare Marco. No, io no, per niente, però. Io guardia, io stavo. No, l'ho visto dalle telecamere, seriamente. Basta che non stai guardando lo schermo di Marco. Io ragazzi, stavo in sala comandi e poi sono sceso, quindi. Boh. Non è vero. O ti sei confuso? Se la devo trassare. No, sei tu l'animaletto. Esha? Ti devo trassare su Ale? Trastami. Vabbè. Vabbè ragazzi, non bravo, ero... guardia, GG. Raga, non ero io l'impostore. Ma come? Ma come? Pure con l'evidenza, dici, esatto. No. GG, bravissimo. Non ero io, ma come? Ma a me la cosa che ha fatto ridere, ho detto, adesso sono sotto telecamere. Ero io, però. Adesso? Scusami, ma era troppo logica la cosa. Maledetto Blackbox! No, ma raga, io sono stato lì sotto telecamera, ho detto, adesso sono sotto telecamere, così tanto ci sarà la telecamera che se mi sgozzano lo vede. E invece mi uccide Ale e lo vede un altro dalle telecamere, cosa? Dice... Fatto la situazione. C'è ancora la partita? Sì, c'è ancora. Fatemi entrare, dimmi il codice. CZ, TH, OF. Ma ha fatto sci. CZ, TH, OF. Fatto. Io cambio solo vestito, però, perché sennò mi devo cambiare. Ragazzi, noi ci facciamo l'ultima. Ma come l'ultima? No. Sì, no, domani ci siamo, sveglia presto. Io danno al centrale. Certo. No, al cazzo. Ma quello da sceriffo metto. Tutti? No. Ciao, chitarra. E mo se assomigliamo noi. Io ho messo bianco. Ah, ma no, io sono un colore diverso. Ah, dici per i pantaloni? Minchia, siamo uguali. Aspetta che mi cambio. Aspetta, raga, non startate che siamo uguali, sennò. Ok. Vado? Sì, sono abbastanza simili. Cioè, siamo abbastanza diversi. Ah, no, ha cambiato skin. No, dai, siamo diversi, lui è nero. Vai. Dai. Verso le infinite oltre, esatto. Oddio. Buonasera Lord. Come sta, tutto bene? Che ci racconta di bello? Siamo nel chill su Among Us. Raga, è per dirlo, ma sento qualcuno che non è mutato. Ah, io, scusa.
Bene, l'importante è quello. Vedo, ogni tanto torniamo. Siamo stati leggermente fermi. Ora ci stiamo espandendo. Piano piano avrete live quasi tutti i giorni. Dio santo. Vedrai Martina, Rolls che sono uniti al team partner. Quindi vedrai tutti loro che giocheranno a tante cose belle. Mi raccomando, seguici a tutti. Ora non ci sono mod, ma segui anche Chickensma. Chickensma, Rolls e me se vuoi sul mio canale principale. Le storie da Franci, sì, lui le fa, ci impone di farle. Quasi ci obbliga, giustamente, a farle. Dove? Bravo, bravo, Lord. Così ti voglio. Vieni a trovarci più spesso, che ci divertiamo. Posso fare una domanda prima di fare qualunque cosa? Se mi chiudo, vai, se mi chiude la porta davanti, che cosa devo fare per riaprirla? Come si non fa? Puoi, aspetti. Si apre. Ah, ok, a tempo. Sì, okay, sì, okay. Sì, sì, a tempo. Sasi si è mutato, esatto. Ah, è morto, è giusto, sono stronzo io. Okay. Chi ha fatto la gol? Marco, Alex, io. Vai. Stavo andando in reattore a fare la task e ho trovato il cadavere in reattore, non ho visto passare... Grazie Punisher CP per il follow, benvenuto nella Let Me Play Crew. Ma stai tutto bene? Non ho visto passare nessuno. Savitar, dove eri? Adesso ero a fare a teste e c'era pure... Cos'è testa? Anabana. Non so uno chiama dove si fa la testa, dove si possono guardare le teste che è dove. In admin. Ah, ok. In admin, ecco. Scusa. Quella a destra sarebbe. Sì, sì, c'era anche Anabana. Cioè, confermo. Sì, stava a fare fili io. Io posso dire che Alex non è, okay, perché okay, abbiamo, allora... ho visto che faceva le task. Stavolta mi salvi. Stavolta ti salvo, sì, stavolta ti salvo. Quindi? Sospetti. Allora, Peppe sta in silenzio e anche prima che stava in silenzio era sospetto. No, io ero in security e stavo guardando tutti. Ho visto Ale andare verso Upper Engine, se non sbaglio, e Avix che stava facendo una quest dell'elettricità lì vicino. Non mi ricordo in quale corridoio di vicino admin. Infatti poi ha trovato il cadavere lì. Ma scusate, ma dov'è che era il cadavere? Su admin, ha detto, no? Reattore? Reattore dove era, ragazzi? Scusatemi. E tu che hai visto salire? Io ho visto Ale, scusami. Ale, ho visto salire in alto verso sinistra. Quindi se stavo trovato lì. Dalle telecamere guardavo il corridoio che andava verso. Io stavo per andare, però poi mi sono fermato e stavo vedendo quello che stava in navigatore. Non è abbastanza convincente, Ale. No, non mi torna proprio sta cosa, aspetta. Vabbè. Io skippo sto giro. No, io pure skippo, però sta cosa non mi torna. Ah, no, ah, ok. Allora sono stronzo io. Io l'ho votato. Io ho votato l'azzurro. Nessuno è stato espulso. No! E ha 2 voti su 7, che devi espelle. Non ci ho pensato. Maria, diamo somministrazione. Un po' veloce. Oh, non mi viene mai al primo colpo, eh. Porco Giuda. Raga, sì. Io ho trovato il corpo di Rkamadò, che era dove si chiudono le porte tra storage e il corridoio per poi andare electrical. Non so se avete capito. Io sono tutto il tempo a destra, dove c'è la tasca che devi ripulire il condotto in
Mi puoi ripetere un attimo dove stava? E non ho beccato nessuno. Il cadavere dell'azzurro stava sotto Electrical, tutto a destra, ma prima di Storage, capito? Più o meno in quel corridoio. Fake, secondo me, lo sai? No, no, te lo giuro, adesso l'ho trovato adesso ed era lì. Self call, Marco? Self call, vai, votatemi. Sicuro? Ragazzi, in base a cosa? Che prova c'è, Marco, che si è chiamato da solo? Spiegami perché. Che c'è stavi tu, Simo, in... dove stavi? Aspetta. Io stavo sono stato quasi tutto il tempo a destra. Navigazione, come sì, cazzo si chiama? Sì, che poi sotto c'è stata la comandi. Le telecamere? Io no. Io ci stavo provando ad andare, ma sono rimasto... Io ho visto, ascoltatemi, sono andato su admin a fare la tessera e ci ho perso del tempo perché non mi riesce mai il primo colpo. Uscito io, no, è una cosa esagerata quella tessera. Ho visto un crociato Avix che entrava su admin, poi ho fatto caffetteria, Mad Bay, ho fatto la quest delle proviette che devo aspettare e mi si sono chiuse le porte davanti in Mad Bay. Due secondi dopo avete chiamato il cadavere. Allora, raga, l'altra kill l'hanno fatto in security e hanno botonato da qualche parte. Secondo perché me... Vabbè. Volete ributtare fuori vabbè un'altra volta? Buttatevi, poi so cavoli vostri. Il problema, raga, è che se non votiamo la prossima, se fanno la doppia, abbiamo perso. Perché l'altro, la cosa che mi fa ridere è che Avix io lo clearerei pure. Cioè, secondo me è Pepox. No, Avix non è sicuro, su quello te lo posso dire. Non lo so. Però lo voto lo stesso perché così, a caso. Ho trassato, Marco? Fa ridere. Vediamo se c'ha ragione. Sì, sì, ero io, ma... Cioè, con quale logica? Cioè, non ha senso ancora, una kill a caso. Cioè, una kill a caso. Senza una logica. Dai, mutati. No, dai, perché non mi tornavano alcune cose. Sì, vabbè. Te lo volevi? E niente, hai capito Shada? Shada infame. Ma perché sai che ha quittato quella colla a caso perfetta? Lo grosso una casa. Doveva andare così. No, mo la dico sinceramente, ragazzi. Mo ok che Shada sta qui accanto a me, ma gioca sul letto, non è che noi se parliamo. No, no, vabbè, ci mancherebbe, sennò per il divertimento. No, non c'è gusto. Chi manca? Dai. Ha inseguitato Savitar. Ma Savitar rientra, su. Cioè, io dico la sincera verità, lei stava sul letto a giocare,
mo non, non voglio che tante volte si è presa male. No, è perché si adesso presa male. Pega con la culo. Che cazzo ne so, Simo. Pega con la culo, eh. Ma perché in chat siamo in 7 e in che siamo 6? E ci sarà Savitar che è sempre lì. No, no, in chat non c'è. Insomma, Casasi? No. Martina. No, Marco, ecco. Savix. Sasi, devo sette... dire un impostore. 7 è un impostore, è tosta, eh. Allora, 2 impostori. Io secondo me sempre 2. Vai, vai. Raga, raga, raga. Oh, oh. Noi, noi non si è fermato. Fatti l'ultima, fatti l'ultima, dai, fatti l'ultima. Marco. Yeah, Marco, fatti l'ultima. L'ultima poi si stacca tutti. Dai, stacco anch'io dopo. No, dai. Yeah, l'ultima, l'ultima. Dai, l'ultima per tutti. No, no, ci ho sveglia 5:40, non gliela fa. Io stamattina mi sono svegliato 4, su. Che t'ho da dai, 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 Marco, dai, l'ultima, tanto dura 10 minuti una partita. Dai, dai. Dai, dai, Marco, dai, stai dai. Perdendo più tempo a fare no no che a startare la partita. No, no. Muoviti. Piace quando uno insiste, dai. Buona serata. Mamma mia. E niente, ci serve gente random adesso. E dai, che mi faccio l'ultima, poi vado a letto. Siamo in 4. E allora non ci si fa a fare l'ultimo. No, 5. Raga, facciamo il 5 e giochiamo. Un impostore solo. Dai, metti un impostore, faccio l'ultimo e poi. Poi ci si non becca. Sono, non sono io l'host. Che io non sono l'host. Sono io. Rio, fare, no? Giusto? Hai capito, Savitar? Collato a caso. Preso in pieno. Pensa che io devo finire le quest. Allora, il cadavere era... Chi l'ha trovato? Io, Ale.
Allora, il cadavere era nel corridoio di navigation, no? Mm-hmm. L'avete presente? Sì. Aspetta, qual è navigation? Quella dove distruggi le rocce? O distruggi dove... le rocce, sì, sì, quella lì. Ok. Un po' più giù, vabbè. Io ho visto tornare da sotto, ho visto tornare è il verde e Pepox. Però io e te, Ale, siamo stati vicini molte volte da soli. Quindi io posso dire che tu non sei l'impostore perché avresti potuto uccidermi tante volte. È vero. Il verde e Pepox. No, è... Oh, non hai detto che hai visto solo il verde Pepox? Lui ha visto me e Mennest. Io l'ho visto andare su Ale. Io sono andato giù verso Electrical perché stavo ritornando su Security quando scattava l'allarme. Però ti posso dire che io e Ale siamo stati insieme per parecchio tempo e lui mi poteva uccidere tranquillamente in tante situazioni. Quindi lui non può essere l'impostore. Grazie per il follow, Bill Pie. Bella. Però voglio dire una cosa... E tu che dici a tua discolpa, Sasi, di queste accuse? Che non sono io, ma io penso che sia uguale o Pepox. Tu dove eri, scusami? Così tu, random. Te dove eri, Bennest? Se non stacchiamo, sì, Bill Pie, ma ti faccio sapere questo game. Rolls, te dove eri? Te e Mennest dove eravate? Stavo fa... come si chiama? Ho fatto quella d'ossigeno, siete arrivati tu e Pep, tu e chi cazzo era? Sì, c'ero io e Ale. No, c'era Sasi. C'avevo qualcuno vicino, ma te ti ho c'era visto e sono andato via. Sasi. E poi sono salito su a fare la task. Quale task? Come cazzo si chiama? Quella... che ci sta... Vabbè, comunque ragazzi, io posso dire che... Deve che c'è pure il tombino. Vabbè, quindi chi... Io vado su guardia, non lo so, non mi convince. Perché eri troppo vicino su navigation. Ero troppo vicino su navigation. Poi quando è scattato l'allarme lui era fermo. Ed era... Preciso. Caso proprio. Preciso proprio. C'è uno che vuole entrare, ragazzi. Dai, volete staccare o... No, io la stacco. Poi se volete fare entrare, fate entrare. Sai chi cosa mi ha fatto pensare di più che eri te l'impostore? Me lo sono chiesto. Ho fatto una task su. Esatto, ho fatto una task su. Veramente non mi ricordo i nomi. Non mi ricordo come si chiama la stanza quella dove c'è il tombino che devi pulire. Vabbè, dicevi una task a caso. Tanto no, perché devo passare la zona. Eh no, perché se mi dice la zona, io ho la mappa davanti. Ho la mappa e mi ricordo le task che ci sono nelle varie zone. Se lui mi diceva anche una task sbagliata, a quel punto lì io lo sgamavo. Tu come fai a vedere la mappa? C'ho la città. Ma che città? C'ho solo la foto della mappa dove non c'è scritto nulla. Se vedete la live... Te la devi ricordare, non devi città. No, non la puoi guardare la mappa. No, se è città. Ricorda, non è città. È solo per ricordarmi poi, se ti mi dici Admi, io vado a sapere mi ricordo dove cazzo è. Che volete fare allora? Non volete più giocare? No, io basta, stacco che vado a letto. Ragazzi, una partita a prossimo hobby o no, dai? No, a questo punto mi butto su corda. Buonanotte, ragazzuoli. Ciao, buonanotte. Buonanotte, Don Peppe. Ciao, Peppe. Buonanotte, notte. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Abbiamo fatto qualche bella call, qualche bella kill. Si è fatto un po' di tutto, in realtà. Ci vediamo domani a pranzo e domani sera sul mio canale. Quella cosa porterò, devo rifare tutte le scatole per bere. Grazie mille dei follow, grazie mille al Lord Darkness, a Pippo Show per sub. Ancora auguri al nostro Frankas nazionale e ci vediamo martedì prossimo con me su Let Me Play. E mercoledì domani sera mi sa che c'è Fraxi che fa i provini. Singhiozzo.